La Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta lì. La Federazione è una costruzione che gli uomini devono fare. L'Europa è questo, la civiltà europea è questo, noi possiamo dare questo al mondo. Non è che possiamo dare i bassi salari, cioè i cinesi e gli indiani ci fregheranno sempre su questo. Noi possiamo illuminare lo sviluppo del mondo attraverso questa sedimentazione di civiltà di cui l'Europa è espressione fondamentale. Penso all'Italia e penso al centro d'Italia. Io ho la fortuna di avere un collegio che è il cuore dell'Europa, cioè territori meravigliosi da un punto di vista culturale, delle tradizioni, storico, delle produzioni e tutte le cose che sappiamo. Quindi la battaglia per l'Europa è una battaglia fondamentale, una battaglia anche di missione storica per la pace. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Io ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno.